L'Accademia di Francia a Roma, Villa Medici, presenta ed espone al pubblico il ritratto di Ferdinando de' Medici, dipinto da Jacopo Zucchi, uno dei più grandi rappresentanti del tardo manierismo a servizio del cardinale nel periodo in cui visse a Roma. Il quadro, recentemente acquistato dall'Accademia di Francia a Roma, trova oggi un posto d'onore a Villa Medici nell'appartamento del cardinale, i cui soffitti e fregi furono affrescati dallo stesso Zucchi. Questa collocazione valorizza al massimo l'importanza storica e simbolica del dipinto. Il ritratto di Ferdinando de' Medici è stato dipinto da Zucchi probabilmente intorno al 1575, proprio quando il cardinale acquistò la villa. L'opera simboleggia il legame che da lì in poi, per molti anni, unirà il mecenate e l'artista fiorentino. Abbiamo acquistato questo incredibile, meraviglioso ritratto del giovane Ferdinando de' Medici. L'abbiamo allestito con alcuni pezzi, i più belli delle nostre collezioni, altri dipinti, sculture, mobili, sotto i soffitti dipinti dallo stesso Zucchi. Ma la proposta culturale e didattica di Villa Medici non si ferma qui. L'Accademia di Francia, infatti, presenta un nuovo programma di visite guidate rivolto alle famiglie, al pubblico giovane ed adulto, che unisce arte, storia e creatività. Ogni domenica, Villa Medici sarà dunque aperta a tutti grazie a due nuove proposte che completano il programma delle visite storiche: il percorso La Villa del Piccolo Ferdinando oppure I Luoghi Segreti della Creatività.